Ha suggerito a un antichissimo costruttore di città di affacciarsi su questo panorama. E così è nata Enna. È stata caposaldo di Sicani, Greci, Bizantini, Arabi, ma sono stati i Normanni a trasformarla in una rocca imprendibile, con il formidabile castello di Lombardia, voluto da Federico II di Svevia. Nella parte opposta della città, un altro suo imponente ricordo è questa torre ottagonale, che la gente chiama da sempre Torre di Federico. È come entrare in un mondo diverso e lasciare al di là della soglia tutto quello che conosciamo, la nostra vita d'oggi. Come penetrare in un mondo ignoto, che pure in qualche modo ci è familiare, un mondo di ricordi che appartengono alla memoria dei popoli che ci hanno preceduto. E allora possiamo immaginare nelle due sale della torre le figure che centinaia e centinaia di anni fa si muovevano sotto queste stesse volte, nei colori sgargianti dei loro abiti, ascoltare il suono delle loro voci che parlavano una lingua diversa, una lingua che sarebbe diventata l'italiano. Possiamo vedere il grande Federico, re di Sicilia e imperatore, che ascolta le parole di un suo dignitario, Pier delle Vigne, con al fianco una delle sue tre mogli e magari qualcuno dei suoi 9 figli. Ora una giovane principessa, Selvaggia o Costanza, è uscita dalla torre in una splendida giornata di sole e si incammina per raggiungere i palazzi della città o qualcuno che l'aspetta. Raggi di luce giocano sul suo abito con le ombre degli alberi della scalinata. La torre pisana è l'unica superstite delle 20 che cingevano il castello di Lombardia. Possiamo vedere le tracce delle sale e dei muri interni, lasciare che i particolari ci restituiscano viva la realtà di giorni lontani, quando questa roccaforte, che domina tutte le vallate circostanti, era abitata da armigeri e cavalieri, dalla corte di Federico. Ecco ancora la nostra principessa, che pensa forse al suo innamorato. Eccola attraversare la corte d'onore che al suo tempo era lastricata di liscia pietra. Eccola uscire dalla cerchia più interna delle mura. Quante storie potrebbero raccontarci questi massicci baluardi? Quante battaglie? Ma usciamo ora dal sogno della memoria e andiamo a scoprire la città di oggi, come allora sospesa alta sul paesaggio, che fronteggia orgogliosa Calascibetta. Un tempo si entrava in Enna da 5 diverse porte, oggi è rimasta solo quella di Ianniscuru, memoria superstite come il ricordo del campanile della chiesetta bizantina dello Spirito Santo.
Scendendo dal castello di Lombardia, ci troviamo subito nel centro storico. Il primo incontro è con il Duomo, la cattedrale di Enna, fatta edificare nel 1307 da Eleonora d'Aragona e ricostruita dopo un incendio nel 1446. Il soffitto ligneo a cassettoni della navata centrale è un'opera d'arte. E il grande crocifisso bizantino che sovrasta l'altare pare dominare i nostri pensieri con il distacco di un dolore e di una pietà senza limiti come il tempo. Il pulpito marmoreo e la balconata dell'organo, con le sue figure intagliate, ci raccontano secoli di fede e devozione. I due grandi dipinti sulle navate laterali appartengono all'arte del Borremans. La patina antica sul legno del coro e intorno all'altare ci accompagna al trionfo di porpora e oro del seggio vescovile. Anche la sagrestia merita una nostra visita, con la sequenza di scene sacre sui grandi pannelli a rilievo. Dietro l'abside della cattedrale, il museo che raccoglie i tesori raccolti dal canonico Giuseppe Alessi tra la fine del Settecento e l'Ottocento, in una vita di amore per l'arte. Straordinari sono i capolavori di oreficeria e dei più grandi maestri argentieri, come il prezioso ostensorio di Paolo Gili del 1524. Giuseppe Alessi aveva la passione per la numismatica, aveva raccolto più di 2000 monete siculo-puniche e qualche migliaio di monete romane e bizantine. Numerosi sono anche i dipinti, come la grande composizione che rappresenta San Michele e i Turchi dello Zoppo di Gangi, Giuseppe Salerno. Di ignoti autori di scuola cinquecentesca siciliana, invece, le tre tavole che vi accolgono poco dopo l'ingresso. Infine, il tesoro più prezioso, la corona tempestata di rubini e diamanti della Madonna della Visitazione, la patrona di Enna, che viene portata in processione dalle confraternite nel mese di luglio. Torniamo al presente, alle vie del centro storico, che offrono scorci imprevedibili. La chiesa secentesca di Santa Chiara fa da sfondo all'isolamento altero di Napoleone Colajanni, anima democratica di Enna. Sulla destra, le tracce quattrocentesche del palazzo Pollicarini.
troviamo il barocco della chiesa di San Marco e, scendendo nella stretta via che comunica con la piazzetta, ci troviamo di fronte all'elegante delicatezza di queste trifore. Ecco, ora possiamo dire di esserci avvicinati all'anima di Enna, un'anima ricca e generosa, fatta spesso di particolari, un'anima nobile e antica. Se cerchiamo spazi aperti, proviamo ora ad affacciarci in Piazza Crispi, dove una cortina di alberi ripara la bronzea composizione berniniana ispirata al Ratto di Proserpina. Siamo sul belvedere della città. Il nostro sguardo può spaziare da Calascibetta al castello di Lombardia, a tratti immerso nelle nuvole. Poi un'altra piazza, un'altra chiesa, San Francesco, con il suo campanile quattrocentesco. Se poi desideriamo immergerci nella natura, a pochissima distanza da Enna possiamo camminare nella selva che circonda il lago di Pergusa. Si affaccia sullo specchio d'acqua che ha dato origine alla leggenda del dio degli inferi che rapiva la bella Proserpina. Un'area naturale e protetta che ci offre anche l'emozione della pista di un autodromo, il circuito su cui si disputano le corse della Formula 3000. L'anima degli ennesi è indissolubilmente legata alle confraternite. I confrati della Santissima Passione hanno avuto l'idea di ricostruire le scene dei loro momenti più importanti realizzate in terracotta dai maestri di Caltagirone. Il museo Fede e Tradizione è nuovo e unico e ci porta a conoscere uno dei momenti più importanti e caratteristici che vive la città ogni Pasqua, la Settimana Santa, che ha il suo culmine nel Venerdì Santo, con le 15 confraternite che si riuniscono per portare in solenne processione il Cristo morto e la Madonna addolorata. Momenti che soltanto a Enna possono essere vissuti con tanta partecipazione e intensità. Un altro aspetto vero e profondo dell'anima di questa città. In un giorno di contenuta mestizia, sullo sfondo delle voci della gente prima e della musica delle bande poi, i confrati dai diversi colori si dirigono tutti verso lo stesso punto d'incontro, alla cattedrale, tutti compresi del momento che stanno vivendo. Thank you.
uno spettacolo da ammirare in silenzio. Ogni commento sarebbe inopportuno. Un'altra volta vi parleremo di una festa gioiosa, quella che vede sfilare per le vie la Madonna della Visitazione incoronata d'oro e di gemme, e di tante altre occasioni festose. Vi aspettiamo a Enna.